Alleluia, oh, è stata una fatica questa cosa. Ah, ce l'abbiamo fatta. Let's go, baby. E con la musica pure l'abbiamo fatta, perché io ho la musica qui, cazzo, nelle orecchie. Let's go! E ora è il momento di battere questo tempo su Combine. We got it! Guardate la chat come impazzisce in questo momento. Grandissimi ragazzi, grandissimi, il tutto in streaming, in live, perché niente è fake come avete potuto vedere, tutto reale, il dito è questo, il dito del vaffanculo che non è per voi, è per quelli che mi hanno ucciso a 28-29 di kill di fila tutti questi giorni e ora ci sono finalmente riuscito, finalmente, let's go bitches. Let's go, bitches, benvenuti a questo bellissimo gameplay su Combine, tutti contro tutti in questo caso con l'MR6 e questa è una sfida che mi era stata proposta dai miei subscriber di Twitch, in cui come al solito mi propongono sfide assurde. Power, ci fai la nuclear con lo sceva col termico? Power, ci fai la nuclear con quest'arma di merda? Power, ci fai il nuclear con quest'arma di merda? E io lo faccio poi, perché alla fine mi infogno, mi incazzo, perché dico sì, è possibile fare con qualsiasi arma del cazzo la nuclear alla fine. E mi piace quando mi fate queste sfide perché mi fate salire l'animale che è in me e ve la devo fare. In questo caso, come vedete, c'è anche la Clawcam perché molti di voi la chiedono, la vogliono vedere. E tra l'altro molti mi accusavano di avere Rapid Fire, porcate assurde sul mio joystick. Quindi beh, ho detto facciamogli vedere un pochino come si spara veloce, com'è sto trigger finger. Comunque scherzi a parte, sto scherzando, non è che mi sto montando la testa ad altre cose. Vi voglio parlare di una cosa. Ieri, come avete visto, molti di voi non mi conoscono per il competitive, mi conoscono per i gameplay di Nuga, eccetera eccetera. Mi avete visto giocare il mio primo match competitive nella Challenger Division per qualificarsi alla divisione professionistica europea. In questo caso, Birches, ci avete visto giocare contro alcuni team e poi anche contro gli Excel. Beh, cosa posso dirvi di questa cosa? Quando ci avete visto giocare, avete visto com'è la tipologia di gioco, è molto incasinata, è molto parlata, si parla, si lavora assieme, c'è un, diciamo, tutte le emozioni si mischiano assieme mentre si gioca, perché diventa proprio un match vero e proprio, è come fare un vero e proprio sport, diciamo, almeno la parte emotiva che ci si mette, se mi sto riferendo a questo. Quindi è molto bello giocare, specialmente perché si gioca per ovviamente vincere, non è che quando perdi la partita dici sti cazzi ho perso, no, perché qui ci stiamo giocando una grandissima occasione, come quella di qualificarsi alla divisione professionistica. Sto giocando per gli Edomina Esport, non per i Killerfish, perché attualmente i Killerfish non hanno un team sotto contratto a parte me e T1. E comunque gli Edomina Esport avevano un giocatore, Lumbast, che si è fatto male, si è dovuto operare in questo caso, quindi lo sto sostituendo io e sono contentissimo di questi ragazzi, sono tutti bravi. Manu giocava con me anche l'altro anno su Advanced Warfare, siamo andati al COD War Championship a Los Angeles assieme per Advanced Warfare. Ma voglio dirvi una cosa, ieri ci avete visto giocare contro gli Excel, perdere mi pare 6-0, 6-1 forse il CED, una cosa bruttissima, abbiamo perso 250-100 postazione e uplink 13 e passa 0 mi pare, o a 1 forse, un punteggio molto basso. Voi direte, perché siete scarsi, si sa già come cosa pensano le persone, ma voi dovete capire una cosa, stessa cosa comunque, stessa sorte è capitata anche al team dei Liquid, l'altro team italiano comunque di punta, oltre agli Idomina, e beh, sapete cosa è successo? Hanno giocato contro gli Epsilon Sport, un altro team, diciamo, della Pro League, non li considero forti come gli Excel, gli Epsilon, però fanno sempre parte della Pro League e quindi sono fortissimi. Bene, quello che vi voglio dire, bitches, è praticamente che questi team sono di un livello totalmente diverso di Call of Duty. Questo perché? Perché praticamente giocando nella divisione professionistica, allenandosi solo tra i 10 team che sono nella divisione professionistica, tutti gli altri team che sono fuori rimangono tagliati fuori ed è difficilissimo riuscire ad allenarsi con la qualità di livello comunque di gioco e di abilità dei player che ci sono al di fuori della divisione professionistica. È ovvio, se ti alleni con i migliori e i migliori si allenano tra di loro, è ovvio che diventi più forte, ma se tu non riesci nemmeno a giocare con i migliori, perché i migliori giocano solo tra di loro, perché stanno ovviamente in questa divisione professionistica, diventa difficilissimo emergere. Questo non era così anche gli altri anni, quindi vieni tagliato praticamente fuori. Ci sono pochissimi eventi attualmente LAN che ovviamente penso di andare a partecipare con gli Edomina in un futuro prossimo qui recente, perché Lumbast sarà infortunato per diversi mesi. Quindi spero che capiate che è molto difficile riuscire a competere con team del genere. Gli XL sono uno dei migliori team in Europa, sono sicuramente nella top 3 assieme a gli Splice e Millennium, secondo me.
Quindi Bitches è stata una sconfitta dura, ma quello che vi posso dire è che bisogna tenere il, diciamo, lo sguardo alto, bisogna progredire e allenarci. Let's go! Woohoo! Did it! E l'abbiamo fatta! Let's go, baby! Let's go! We did it!